Luigi Lazzareschi, commerciante nato a Borgo Nuovo, frazione di Capannori, e Gesuina Santini di Loppeglia, comune di Pescaglia, vissero 17 anni in Argentina, paese in cui nacquero i loro primi 6 figli, tra i quali Elina, nata vicino a Buenos Aires, il 23 giugno del 1916. Rientrati in Italia nel 1923, si stabilirono a Lucca, dove Luigi Lazzareschi aveva dei beni da curare e dove nacquero le ultime 2 figlie, Brunilde e Giselda. Rientrati in Italia, la ragazza ebbe un momento in cui, spettatrice del mio teatrino, scalini di pietra alle spalle, la strada il mio palcoscenico, attore misterioso l'uomo, sogno la mia commedia. Sono le parole con le quali Elina Lazzareschi, in arte Elena Zareschi, ricorda la sua passione per il teatro, sin da bambina. Elina esprime presto il desiderio di fare l'attrice, ma solo nel 1936, dopo essersi diplomata alle magistrali di Lucca e dopo la morte del padre, ottiene dalla mamma il permesso di trasferirsi a Roma, con la sorella Anna, per frequentare il centro di sperimentazione cinematografica. Sin dagli inizi della sua carriera e ancor prima durante il percorso formativo al Centro Sperimentale di Cinematografia diretto da Luigi Chiarini, Lazzareschi si distinse sia per il suo carattere deciso che per le sue convinzioni artistiche e professionali. Fu particolarmente attenta alla scelta del repertorio, alle traduzioni, ai rapporti con i registi e fu anche molto esigente nei confronti dei suoi compagni di scena. Il precoce interesse verso il mondo del cinema fu soppiantato dall'impegno e dalla dedizione, quasi religiosa, verso il teatro, che come uno strumento di redenzione individuale fu vissuto da Lazzareschi con rigore quasi sacrale, come una palestra di vita, di sacrificio e di sofferenza. Lazzareschi, formatasi come attrice cinematografica, si avvicinò al teatro grazie ad alcune esperienze artistiche più innovative del Novecento italiano, come nel caso del Teatro delle Arti di Anton Giulio Bragaglia, dove debuttò nel 1939 prima in Taccuino Spagnolo di Lamberti Sorrentino e successivamente nel primo allestimento italiano di Nozze di Sangue di Federico García Lorca, spettacolo censurato alla vigilia del debutto del governo fascista. Un grande successo a porte chiuse, scriverà Elena nei suoi ricordi. La formazione anomala e multidisciplinare inserisce di diritto l'attrice in quel gruppo che Claudio Meldonesi ha definito attori indipendenti. Attori che in qualche modo si erano formati da soli, senza mediazioni familiari. Quelli che all'interno della crisi teatrale che ha attanagliato il Novecento, non essendo assimilabili dal sistema, trovarono in un teatro che in un modo o nell'altro li impegnò senza isolandoli. Lazzareschi, nel corso di tutta la sua carriera artistica, ebbe la consapevolezza di far parte di questa schiera ed affrontò autonomamente il proprio percorso di resistenza nei confronti di un sistema teatrale di cui non accettò mai pienamente i presupposti e le regole. Gran parte di questa battaglia fu combattuta nei confronti del ruolo e delle funzioni del regista, che con il suo strapotere, a detta dell'attrice, tendeva ad annullare il ruolo dell'interprete, nascondendosi dietro l'intento di distruggere il divo, vecchia maniera. In questo modo poneva le basi della distruzione dell'attore, creando al contempo un divismo della regia. Lo spettacolo per l'attrice lucchese corse così il rischio di diventare un prodotto prefabbricato, invece che vera arte. In questo contesto la carriera della Lazzareschi fu segnata dagli incontri con Gioacchino Forzano, Tatiana Paplova, Paola Borboni e soprattutto Memo Benassi, con cui affrontò per la prima volta alcuni tra i suoi autori prediletti, Shakespeare, Ibsen, D'Annunzio. Furono altrettanto fondamentali gli incontri con Giorgio Strehler e Luchino Visconti. Ma il terreno fertile sul quale l'attrice sviluppò maggiormente il suo percorso artistico fu la tragedia classica. I critici del tempo sottolinearono il suo talento fin dalle sue prime interpretazioni sui palcoscenici, quale il Teatro Olimpico di Vicenza e soprattutto il Teatro Greco di Siracusa.
Il suo corpo di statura elevata e la sua figura nobile e altera la resero tra gli anni 50 e la fine degli anni 60 un volto celebre delle scene del teatro televisivo del nostro paese. Grazie ai suggerimenti del maestro Memo Benassi, con l'uso della voce, della figura e della maschera, Lazzarischi divenne un importantissimo veicolo di trasmissione e di cultura teatrale, spesso distante dal repertorio e dagli interessi del sistema produttivo italiano. Negli stessi anni Elena condivise la scena dei maggior palcoscenici italiani con Vittorio Gassman, con il quale dette vita insieme a Luigi Squarzina alla Compagnia del Teatro Nazionale, interpretando testi quali Tieste di Seneca, L'Amleto di Shakespeare e L'Oreste di Vittorio Alfieri. Insieme ad un repertorio prettamente di ispirazione classica, non furono rare le incursioni dei Lazzarischi nella drammaturgia contemporanea, in primo luogo con il teatro di Pirandello e poi con le rappresentazioni dei testi di Gabriele D'Annunzio e successivamente nelle interpretazioni di nuove proposte teatrali, quali quelle di Ugo Betti. Questa commistione di classicità e contemporaneità, a volte spregiudicata, portò l'attrice a interpretare le vicende e i personaggi delle tragedie classiche, trasferendone il senso dell'attualità e dell'inquietudine. E viceversa, nel dramma moderno e nella tragedia romantica, essa riuscì ad individuare gli elementi classici, grazie ad una sensibilità lungamente esercitata nella tragedia classica. L'obiettivo della ricerca interpretativa di Lazzarischi fu quella di ricercare l'intensità, l'attualità e la verità della tragedia, risultato a cui spesso giungeva aiutata dai registi, come Orazio Costa. Il risultato fu quello di avvicinare la tragedia ad un pubblico moderno, pur lasciando intatte le caratteristiche essenziali e dominanti, ma ricevendone e sottolineando con gusto attuale i valori originari. La sua ultima apparizione sulle scene del settembre del 1990 fu al Festival di Todi, protagonista di Rosario, di De Roberto. Accolta dal pubblico con una lunga ovazione e alla fine dello spettacolo sommersa da applausi per la sua straordinaria interpretazione. Viene così recensita da Masolino D'Amico: la partecipazione di Elena Lazzarischi solleva il festival a quote alle quali non eravamo abituati. Dove era stata la vecchia leonessa durante tutti questi anni? Ripensa al suo ingresso in scena in cima ad una scalinata che poi viene discesa maestosamente, rifiutando ogni aiuto. Al suo insediamento al centro della stanza, su di una poltrona che diventa trono. Alle sue autorità incontrovertibili fatte di niente, silenzi pesantissimi, sguardi che fulminano. Chi vuol vedere la presenza scenica, quella vera, corre a Todi. Non capita tutti i giorni. La poesia, oltre al teatro, fu per Lazzarischi il principale mezzo di espressione della profondità e dei sentimenti. Ed è proprio nella scrittura di poesie e di numerosi appunti e aforismi e pensieri che Lazzarischi si rifugiò, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, fino alla sua scomparsa, il 31 luglio del 1999.